colomba ha ripreso a volare e speriamo che voli sempre più in alto e raggiunga i cieli di tutto il mondo. Per fare questo è necessario riscoprire le ragioni della politica e mi viene in mente il discorso che ha fatto Papa Francesco qualche giorno fa ad Atene, dove ha parlato in quella città che è la culla della democrazia e da lì ha rivolto lo sguardo verso l'alto, il Partenone che ci ricorda appunto il legame con la trascendenza e verso l'altro che ci ricorda la nostra umanità, il nostro tempo. E quindi è proprio attraverso questi due sguardi, che poi è l'unico sguardo verso l'alto e verso l'altro, che ci deve portare a riscoprire il camminare insieme, il partecipare alla costruzione di una nuova umanità, perché l'uomo, come diceva già Aristotele, è un uomo politico e coloro che esercitano il servizio, vorrei dire, della politica sono soltanto i rappresentanti di ciascuno di noi, perché tutti siamo chiamati a costruire appunto una società, un nuovo mondo che deve nascere dalla dopo pandemia. Abbiamo attraversato e stiamo ancora attraversando momenti difficili, ma questi momenti ci hanno ricordato e ci devono ricordare che siamo una sola famiglia umana, che siamo tra noi veramente fratelli e camminando insieme dobbiamo costruire questo nuovo mondo e lasciare, potremmo dire, una nuova umanità alle nuove generazioni, ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze che ci guardano e per i quali dobbiamo veramente lavorare per dare loro una nuova umanità.